Makoto e Han sono senza SP, quindi dobbiamo cambiarli dal gruppo. Proviamo Yusuke, perché secondo me, nonostante tutto, forse può resistere al ghiaccio. Cioè, il fatto di essere di ghiaccio può essere comunque vantaggioso da parte nostra. E mettiamo Morgana e Haru. E abbiamo 12 punti legame. Io farei che aumentiamo ancora una volta questo qua del contrattacco. E con i punti che rimarranno la prossima volta, io farei potenza e agilità. Perché l'agilità è collegata automaticamente ai contrattacchi, visto che con le evasioni attiviamo automaticamente il contrattacco. Va bene, proseguiamo. Adesso vedi che la strada è bloccata. No, no, a quanto pare no. È un regno di ghiaccio sotto tutti gli effetti. Qualcosa di sospetto? Che cosa è sospetto, Morgana? Tutti questi muri incredibili di ghiaccio? No, c'è un altro torrione. Eccolo lì, il torrione. È il secondo, diamoci dentro. Va benissimo, Panther. Allora, prima di tutto... Aspetta. Niente, vabbè. Non era quello che volevo prendere, ma... alla fine ne abbiamo preso uno. Perfetto. Lo sapevo che Yusuke alla fine avrebbe vinto lo stesso. Yusuke, come lo metti, lo metti. È veramente, veramente troppo. Nel senso, secondo me è il miglior personaggio di tutto il gruppo. Assolutamente. Ma non lo dico per preferenza, ma per la velocità degli attacchi, ma in realtà anche per la potenza. Guarda che Yusuke non scherza per niente. A parte il fatto che questi erano troppo in basso e non li prendevo. Preso, perfetto. Alcune volte comunque l'altezza dei nemici può fare sinceramente la differenza negli attacchi. Può fare veramente la differenza. Assaltalo. Scusami un secondo, io ogni volta mi dimentico a cosa tu sei debole. Tu sei debole al maledetto? No, questo è Principati. A me interessa Lilim, ma non lo vedo perché è troppo in basso. Ecco qua. Tu sei debole al vento e alla luce. Niente che io posseggo in questo momento, ma posso comunque attaccarti. Tutti morti? Perfetto, tutti morti. Che cosa abbiamo qui? Buongiorno, sono un drone. Dei Mothman. Cos'è, siamo circondati dai Mothman? Fate attenzione, siamo intrappolati. Non ti preoccupare. Ci penso io. Questo è tutto quello che avevate da propinarmi? E allora perirete nel tentativo. Mamma mia. Un po' eccessivo, eh. Un po' eccessivo tutto ciò. Vieni giù. Vieni giù che non riesco a prenderti. Sei troppo in alto. Perfetto, alla fine ce l'abbiamo fatta. Madonna. Queste forchettate sono veramente troppo. Devo prendere quello là perché è troppo in alto. Se non lo facciamo fuori subito, finisce che rimane là in alto e io non riesco a prenderlo. Intanto Yusuke continua la sua sferrazzata di colpi. Dove sei? Eccoti qua. Domanda. Vabbè, dopo. A cosa siete deboli voi? Allo sparo? Va bene. Ho sbagliato. Vabbè, però in realtà non è stato un errore. Involontariamente abbiamo ottenuto quello che volevamo. Visto che Haru il suo colpo speciale è proprio quello. Sparare delle bazzucate incredibili. Allora, 1, 2, 3. Aspetta. Ed ecco qua un checkpoint, perfetto.
Dove dobbiamo proseguire? Da questo lato. Un forziere. Adesso vedi che è un mimic. Un potenzia mudo. Scusami, no. Ti prego. Non dirmi che qua. No, non dirmi che qua facciamo snowboard, ti prego. Da qui sembra che si possa scendere, anche se ci sono delle ombre di mezzo. Un ripido pendio ricoperto di neve. Il pericolo c'è a prescindere. Ehi, non è uno snowboard quello laggiù. Perché non lo usiamo per proseguire? No, ti prego. Il pezzo SSX, no. Ma posso attaccare? Non posso neanche saltare, purtroppo. Sono molto triste di cuore. Ti prego, no. Come può essere stato... Guarda, va bene così. Ecco qua, provocazione al posto di questo. Oh, guarda, un'altra zona hacking. Ottimo. Facciamo attenzione a Futaba questa volta, così non la facciamo crepare. Noi ti proteggeremo. Stavolta con una visuale maggiore, magari, eh. Ui. Dai, fai questo attacco. Ma porca. Levatevi da qua, maledetti. Finché sono i Mothman i nemici, guarda che in realtà mi fai un favore. Mi fai un mega favore. Attacchiamo qua. Vertigini. Brutta roba quella. Ma lascia in pace il mio navigatore. Maledetto. Dove sei? Guarda che vi sparo a tutti, eh. Tanto mica simpatico. Aiuto, congelato. Dove siete? Facciamo tocco del male. Assaltiamo tutti. Così facciamo un po' di danno extra. Ehi, stupido cane. Maledizione. Porca troia. Questi continui bombardamenti qua. Lontani dal mio navigatore, vi ho detto, maledetti. Tocco del male. Via da lì, maledetto principati. E ora beccatevi questo, perché mi avete rotto le balle. Siete in troppi qui, dovete togliervi tutti da qui. Sparagli, sparagli. Beh, che dire. Abbiamo liberato un po' la zona, no? Aspetta. Colpo di avvertimento. E assalto. Hacking 97%. Oh, finalmente. Questa volta è andata meglio. Questa volta con una visuale migliore, sai. Sai com'è. Ed eccoci arrivati al secondo torrione. Ed è ricominciata la bufera di neve incredibile. Che cosa è successo? Cosa è stato? Allora, andiamo da Fox, passiamogli. Speciale, così distruggiamo un po' di gente, anche se alcuni sono Jack Frost e resisteranno sicuramente. Ma tutto sto bianco, io non vedo nulla. È un problema tutto ciò, eh. Io non vedo assolutamente nulla. Cioè, capite che... Per capire cosa sto attaccando, io sto guardando la mappa, non la zona. Attaccate il mitra, forza! Non vedo. Io non vedo.
È un problema tutto ciò. Ah, la stufa, aspetta. Attivala. Ottimo. Zangetsu. Lo so, grazie. Lo so che sono figo. Oh, principati comunque. Gli lanci le forchettate in faccia, non muove una piega, eh. Non fa proprio una piega. E ste forchette sono veramente troppo potenti per essere direttamente nella zona in cui combattiamo, eh. Sono veramente troppo potenti. Abbiamo rimosso ogni ostacolo. Andiamo verso la torre. Perfetto, prendiamoci ciò per cui siamo venuti. E allora saliamo. Dovrei passare un po' di tempo qui ad allenarmi. Appena ne ho l'occasione, rientro in queste zone senza andare avanti nella storia per livellare. Prendilo, bravo. Fiore meraviglioso. Urrà, abbiamo trovato un nucleo. Ma perché un fiore? Non stava strigliando quel membro dello staff per aver lasciato appassire un fiore? Mi chiedo se sia collegato con ciò che ho appena detto sul fatto di voler rendere Sapporo una meta meravigliosa per chiunque. Comprendo appieno la sua passione, ma sacrificare la sua stessa gente a tale scopo è inaccettabile. Sì, concordo. A ogni modo, siamo riusciti a recuperare il nucleo. Torniamo al parco Odori. Ok, si torna indietro allora. Guardate! Il muro di ghiaccio è sparito proprio come pensavamo. Però sono apparsi dei nemici. Ehi, ladro, restituisci ciò che hai rubato. Vediamo. Ah, un Mothman. Non sei un problema. Non hai idea delle torture che ci aspettano nel caso il monarca lo scoprisse. Non sono affari miei. Mi dispiace sentirtelo dire, ma non si torna indietro. Ecco fatto. Passiamo la palla a lei. Aspetta, aspetta, dov'è? Ecco, sparagli. Madonna. No, dove lo tiri, Haru? Da questa parte. Madonna. Ah, ne sono apparsi altri? Ottimo. Attacca. Falena vampirica. L'ho appena letto adesso il nome. Ok, liberiamoci. Non vedo la telecamera. Cos'è successo alla telecamera? Cyberpunk versione 1.22. Ottimo, grazie gioco. Aspetta, Haru. Assalto. Perfetto, dobbiamo curare Haru. Ho bisogno di qualche oggetto curativo, di Morgana. Morgana ce li avrà un po' di SP per noi? No, 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 questo. Ah, ok, perfetto, qualcuno ci ha curato e non ho visto chi. Vai. Aiuto. Certo che le vertigini in realtà non sono mica tanto un problema. Attacca, stai. Ok, dai. Bravo Morgana che ci ha salvato. Solo che sono ancora preda delle vertigini. Aiuto. Non vedo. Bene. E lui è morto. E allora andiamo di speciale. Cavolo, devo ammetterlo, ogni zona in cui io poi livello a bestia e siamo mega preparati per quella zona, poi cos'è successo? Chi è morto? Ah, ok, nessuno. Per cui poi alla fine finiamo per essere mega preparati. Calmati. Non ci arrivo? Sì, ci arrivo. Non ho abbastanza HP, ovviamente. Non so chi mi ha curato, penso Morgana, ottimo. Morgana. Haru, da questo lato, non devi puntare alla gente sbagliata. Come stavo dicendo, a me sembra molto che in questo gioco
tu sei mega preparato per una zona quando livelli appunto in tale zona, per poi arrivare in quelle successive in cui sei under level o comunque i nemici sono mega potenti rispetto a te. Mi sembra molto squilibrata come cosa. E non lo so, in realtà forse è un bene, nel senso, almeno uno non abusa delle meccaniche, queste cose qua, però a lungo andare il continuo, come posso dirlo, under level, livella, over level, under level, livella, under level, dopo un po' stucca. Guardate, il muro di ghiaccio è scomparso. Ora possiamo raggiungere il prossimo torrione, andiamo. Perfetto, al prossimo terrone. No, scusatemi, detto da un terrone poi non ha senso. Oh, comunque il castello lo stiamo continuando a costeggiare in pratica, eh. Il torrione è lì, ma... È la stessa barriera di ghiaccio del Parco Dori, non possiamo farci largo così. Ma il nucleo è proprio lì davanti, no? Che facciamo? Che ne dite di lassù? Vuoi scalare il coso di ghiaccio? Beh, può essere un'idea. Potremmo riuscire a calarci dall'alto se siamo disposti a salire. Bella pensata, Inari. Allora, andiamoci. Beh, ha senso. E come dovrò salire di grazia? Ah, così. Pensavo qualche metodo più astruso, invece è continua a schiacciare cerchio fino a che non arrivi in cima. Vabbè, ha funzionato, no? Oh, aspetta. Ecco qua. No need around at the speed of sound. Ehi, non credete che sarebbe molto più facile arrivarci se scivoliamo giù? Buona idea, sei sveglia, Panther. Siate testimoni della nostra valorosa discesa lungo queste pendici. Forse è l'ispirazione che cercavo. Tu trai ispirazioni da tutto questo? Sì, creerò un dipinto bellissimo. E continua pure tu, Noir, guarda. Ti lascio divertire a questo punto. Ryuji è quello che però si sta divertendo di più di tutti in tutto ciò, eh. Ma io non posso saltare, uffa. Cioè, loro mi stanno sparando, ma io non posso... Non posso saltare, uffa. Poi, allora, io magari sono io che non sono esperto e l'ho già detto, ma io non riesco a concatenare molto spesso gli attacchi con il triangolo. Vedi, faccio un attacco, schiaccio triangolo e spesso non va. E non capisco se sono io che magari non premo nel tempo giusto, con la pressione giusta, o magari è il gioco che non prende l'input. E questa cosa è fastidiosa. Come sospettavo, pare che ci si possa entrare da qui. Perfetto, diamoci dentro. E allora saliamo sopra e avanziamo. Questo lo spingiamo. Haru, brava. Ecco fatto. Certo che però... Allora, è un bel meccanismo il salire così. Però è molto, molto ripetitivo alla fin fine. Cioè, nel senso, è già la terza volta che lo facciamo. Aspetta, tu a cosa sei debole? Dove sei? Allora, è debole al nucleare, assorbe lo psichico e annulla la pistola. Perfetto. Vedi, se adesso io volessi fare il turbinio con l'ascia, mi capita spesso che non riesco a farlo. Aiuto? Troppa gente, sono confuso e congelato. Ecco fatto. Assaltiamo così, distruggiamo un po' di nemici. C'è questo qua volante che come sempre è mega fastidioso. Smettila di cecchinare. Santo cielo. Haru comunque c'è da dire che non la va a dire. Ho sbagliato, io volevo fare cerchio, non triangolo cerchio. Dettagli, vabbè, meglio, così muoiono tutti. Tutti tranne la stella, mi sa. Tutti tranne la stella perché è il nemico naturale di Haru. Resiste sia allo psichico che allo sparo. Le uniche due cose che Haru fa.
Certo che però contro quelli che non resistono allo sparo, il triangolo fisso di Haru è veramente rotto. Cioè, nel senso, è una mega esplosione continua. Ed ecco qua i tre torrioni. Perfetto. Che stavo pensando, in realtà, alla fine i torrioni non sono niente di più a meccanica di collezionismo che erano quelli che erano i semi della bramosia nei palazzi. Solo che questi sono fissi e devi farli per forza. Benissimo, ecco il terzo nucleo. È un timbro di quelli per le poste. È un distintivo. È un emblema del sindaco di Sapporo Central. Un simbolo di potere semplice ma efficace. Ah, è un... ok, è un emblema. Carino. Pensavo che era il timbro quello... quello da mettere sopra le lettere. E ora si torna indietro. Scusami. Quanto sei grosso tu. La monarca ci punirà a causa vostra. Pensate di poter fare i vostri comodi. Grazie Fallout che ti installi anche tu. Dillo al vostro monarca. Anzi, glielo diremo noi. Non appena vi avremo spazzati via. Maledetti marmocchi. Ah, Mithras. Allora, debole A. Qua, vabbè, mi fai felice. Vento e psichico. Vabbè, iniziamo con un attacco speciale. Si chiama Sole Oscuro. Quanto sei show-off. Madonna, Yusuke in questo titolo se la scialla, ma proprio. Ok, passiamo la palla a Morgana. Dove sei? Aiuto? Ah, ho sbagliato. Perfetto, bravo. Aiuto? Colpisci tu allora, Noir. Vai di attacchi psichici. Oh la madonna. Puttana Eva, beccati questi. Le avrò anche risparmiate un pochino gli attacchi psichici, Però adesso te li becchi tutti in faccia. Gli SP proprio... Mi spiace, beccata la zona sbagliata. Sei un po' troppo in alto. Eri un po' troppo in alto per fare quell'attacco. E ti giuro, ci ho goduto tantissimo. Ci ho goduto tantissimo. Allora, io ho bisogno di curarmi, però. Ecco, fatto. Beccati di nuovo questo, maledetto. Non posso colpir? Ah sì, posso, perfetto. Aia, mi ha beccato. No, stavolta non mi freghi. Beccati il turbine psichico, che è un attacco psichico continuo. Beccalo questo, bravo Morgana. Ne hai ancora un po' di SP? Ovviamente no. Per fortuna che Haru ancora di attacchi con gli SP ne può fare. Fregato nello stesso modo come prima. Bravissimo. Non posso? No, ormai sono al limite. Beh, che dire. Questi mid boss, almeno qui a Sapporo, sono veramente molto potenti rispetto a quelli che c'erano in tutte le altre zone che abbiamo visitato fino ad ora. In tutti gli altri, le altre prigioni, tutti i mid boss erano delle cacchette. Questi qua di Sapporo sono veramente molto troppo difensivi. Sono saliti di livello? Mi sa di no, Yoshi.
Eccellente, le pareti sembrano svanite. Allora sbrighiamoci, portiamo il culo lì dentro. Già, non perdiamo altro tempo. Attenzione, prego. Come procede, gente? Quella voce, Marisan. State lavorando sodo per tenere Sapporo pulita, per renderla una città sfavillante e senza lordura? Ebbene, è tempo delle nostre consuete pulizie. Chiunque si consideri un fiero membro del mio staff è tenuto a prendere l'iniziativa. Ciò significa niente ciancianie cincischiamenti, né un singolo granello di polvere dimenticato in loco. Esigo che questo posto sia immacolato. Trasformate Sapporo in un paradiso puro come la neve. Si avvicina qualcosa, nascondetevi. Aia, che dolore. Pulizie, 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 io arrivo. Seppelliti nella bianca e candida neve, io. Ma cosa sono tutti questi mostriciattoli? Sono dappertutto, una orda infernale. Stento a credere ai miei occhi. Stanno canticchiando una routine di pulizia, che sia una misura di sicurezza periodica. In ogni caso è troppo rischioso attaccare adesso. Torniamo nella realtà e riflettiamo sul da farsi. Hi-ho! 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 Sono stati contagiati. Va bene, una splendida scenetta. Ora andiamo. Ok. Ok. Che tristezza. Ok. Rieccoci qua finalmente. Poverina Futaba. Ho ancora freddo. Cacchio, ero convinto che saremmo riusciti ad arrivare da qualche parte oggi. Quel bordello era assurdo. Quel bordello era una bufera apocalittica, altro che orrore. Visto il tempismo dell'annuncio, sono certo che fosse temporaneo. Era solo una squadra di pulizia. Allora chiudiamo qui la giornata. Sfrutteremo l'occasione per riposarci e prepararci in vista di domani. Ma potrò rientrarci per allenarmi? Secondo me no. La butto lì. Ok, che ne dite se andiamo al bagno pubblico e... Ah, quante volte dovrò ripeterlo? Un momento, quella è... Mariko Yodo? Non vi ho forse detto che i cittadini soffrono ogni volta che i nostri dipendenti battono la fiacca? Mi perdoni! Pensi che ti riserverò un trattamento di favore solo perché sei ammalato? Tieni la schiena dritta e rimettiti al lavoro! Sei una vergogna per i nostri cittadini! Ivane... Vorrei ricordarti che ti toccherà fare gli straordinari per recuperare il tempo che hai perso. Non la deluderò. Dipendente, riuscirà a riprendersi? Se continui a lavorare in queste condizioni, no. Come si fa a cavarsela con conciati così? Dobbiamo fermare tutto questo. Oh, siete voi, ragazzi. Marisan, come può permettere una cosa tanto orribile? Orribile? Oh, no, Haru-chan. Devi aver frainteso. Non traggo alcun piacere nell'essere severa, ma è una misura necessaria per mantenere il corretto funzionamento di questa città. Ad esempio, abbiamo intrapreso una campagna di pulizia delle strade che si protrarrà per un mese intero. Non solo ha tenuto in riga il nostro personale, ma ha anche aiutato a migliorare la sicurezza della città. È un lavoro essenziale, eppure questo incompetente ha avuto il fegato di arrivare in ritardo. Come posso andare fiera di un simile comportamento? Se sembra capace soltanto di inventarsi delle scuse. Una campagna di pulizie? Forse ha a che fare con quell'orda di Hi-ho. Non lo ripeterò un'altra volta. Smettila con questo servilismo e rimettiti al lavoro. Non è in condizioni di farlo. Il problema, Haru-chan, è che i dipendenti del municipio di Sapporo non sono altro che feccia. Se non ci fossi io a rimetterli in riga, chissà quali guai sarebbero in grado di combinare. Potrebbero persino tradirmi in momenti ancora più cruciali. A me sembra che lei stia inventando soltanto un mucchio di baggianate per giustificarsi. L'uomo ha bisogno di cure, non è in condizioni di lavorare. Lo aiuterò io, venga con me. Mi spiace darti questo peso. Chiedo scusa, ma cosa state facendo? Ora basta, Marisan! Haru-chan!
Questa non è la Marisan che conosco. Cos'è successo? La Marisan che trattava tutti con gentilezza. Un tempo vedevo solo sorrisi intorno a lei. Chiunque la incontrasse restava colpito dalla sua dolcezza e dalla sua compassione. Per come la ricordo, Marisan, lei era un sole splendente che mi riscaldava con i suoi raggi. Perché è diventata così? Perché è diventata così fredda? Oh, Haru. Io non posso fermarmi proprio adesso. È per il suo bene. Scusa, ma ora devo andare. Marisan! Lasciala stare, Haru. È la monarca della prigione. In altre parole, è il nostro bersaglio. L'unico modo che abbiamo per risvegliare il suo cuore è all'interno della prigione stessa. Ma questo tizio non sente un continuo gatto miagolare? Miau, 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 miau. Capisco come ti senti, ma ora dobbiamo portare quest'uomo in ospedale. Aiuto! Hai ragione. Ho trovato diversi ospedali nelle vicinanze. Andiamo. E oggi abbiamo fatto una buona azione. Abbiamo portato in ospedale il dipendente malato e siamo tornati al parco Dori. Ma chi si crede di essere? Come si fa a trattare un dipendente malato come se fosse merda secca? Ryuji. Chiedo scusa. È strano. Con noi è così gentile, mentre con il suo staff è veramente inflessibile. Non lo so. Non so perché Marisan si comporta in quel modo. Non è stata sempre così. Un tempo era gentile con tutti. Cos'è successo? Presto lo scopriremo. Hai ragione. Non ha senso rimuginarci sopra per adesso. La ragione si farà chiara più avanti. Fino ad allora proseguiamo per la nostra strada. Anche se ci siamo imbattuti in un ostacolo imprevisto, siamo riusciti a trovare la strada per il castello. Domani ci infiltreremo e andremo dritti alla gabbia di Yodo. Va bene, domani rientreremo nel castello. Giorno Phoenix, sei riuscita a dormire? Oggi faremo breccia nel castello, vedi di farti trovare pronto. Perfetto, chi è che mi scrive? Qualcuno che vorrà una mano? Ehi, ho appena saputo una cosa importante e volevo dirtela. So che sei impegnato, ma credi di riuscire a passare da me? Decidi tu quando, ma vieni da trovarmi. Ok, la madonna, 11 richieste.